Si avvia alla conclusione la prima edizione della Naples Shipping Week, la settimana di eventi dedicata al settore marittimo, un appuntamento aperto all'intera platea dello shipping italiano internazionale con la presenza di 250 relatori. Oggi si è tenuto il convegno Green Shipping Summit per confrontarsi sulle nuove opportunità offerte dalle tecnologie per la riduzione delle emissioni del trasporto marittimo internazionale e sulle iniziative nazionali a supporto della loro diffusione, con una sessione internazionale sulla normativa riguardante le emissioni del trasporto marittimo alla presenza di Koji Seikimitsu, segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale, ed un incontro in cui si è parlato della collaborazione tra porto e città, tra innovazione e sviluppo nei paesi mediterranei, con particolare attenzione ai waterfront urbano-portuali. Noi pensiamo che il mare deve essere uno dei punti fondamentali per il rilancio della nostra città. Un rilancio in atto, ma che tutti i napoletani devono comprendere come il mare possa essere una risorsa a tutto tondo, tipo lavorativo, commerciale, cantieristico, turistico. Qualche giorno fa, in un incontro ai massimi livelli con il governo italiano e il Ministero della Difesa, ho percepito che forse veramente questa volta rotta, nel senso il quarto governo che io cambio da quando sono lì, con il quale interloquisco da quando sono sindaco di Napoli, oggi mi parte di capire che ci sia quella volontà definitiva di riconsegnare alla città di Napoli pezzi importanti e fare del nostro porto anche il luogo della memoria, l'uso del mare, dell'immigrazione, anche perché noi vogliamo creare un rapporto fisico tra il porto, la città e i suoi cittadini, tra noi napoletani, non più solo una cartolina, ma una grande opportunità di rilancio. Perché uno degli obiettivi sui quali sto e stiamo lavorando è che Napoli deve riconquistare quel ruolo internazionale che merita e soprattutto essere punto di riferimento nel Mediterraneo. Noi sogniamo un Mediterraneo di pace, di accoglienza, di inclusione che dia opportunità di sviluppo economico e di fratellanza tra i popoli del nostro sud.